Ve li ricordate i 7 cuccioli uccisi dal freddo in un torrente per colpa di una mano assassina? Bene, ieri hanno trovato la loro mamma e una cagnetta di Chieri alle porte di Torino che ha partorito una ventina di giorni fa e dunque sarebbe compatibile, secondo i veterinari, con le piccole bestioline morte. Ora, come accade nei grandi gialli, e forse in questo caso è la prima volta, sarà l'esame del DNA a farci capire se la mamma e i cuccioli potrebbero appartenere alla stessa famiglia. E di qui, proprio dall'esame del DNA, si arriverà o si potrebbe arrivare ad identificare i responsabili di questa barbarie. Mi sembra una cosa straordinaria quella di utilizzare anche per i piccoli animali degli strumenti scientifici che vengono normalmente impiegati nei grandi fatti di cronaca. Per tornare alla storia, i carabinieri ora hanno inviato un dettagliato rapporto in procura. Se sarà accertata la corrispondenza genetica della mamma con i cuccioli uccisi, scatterà subito la denuncia per i proprietari del cane con l'accusa di abbandono, maltrattamento e uccisioni di animali. Un giallo, quello delle bestioline uccise, che ha scatenato i giovani dell'ENPA e tanti privati cittadini nella caccia ai responsabili, addirittura mettendo una taglia per chiunque potesse fornire informazioni. Gente che va condannata con assoluta durezza. Peccato che per questi reati ci sia solo una denuncia. Voi che ne pensate?